Vi scusate un attimo di interruzione. Allora eravamo arrivati a ricoprire con del colore della carta colorata, però non sopra. Quello che vorrei proporvi oggi è facciamo insieme anche una canzoncina, così impariamo una canzoncina che anzi probabilmente molti di voi la conosceranno perché è una canzoncina molto semplice che avrete soprattutto la scuola materna cantato tante volte. Però quello che volevo fare io è non tanto farvi imparare una canzone difficile, ma fare una canzoncina semplice con voi. Ve la faccio vedere, vi faccio vedere le parole, la suono con la chitarra, così poi voi sulla base della canzoncina fatta con la chitarra potete suonare i vostri strumentini e vi do qualche dritta sul ritmo da tenere, ok? Allora, intanto la prima cosa che possiamo fare, secondo me, per capire un po', vi faccio vedere qual è la canzoncina. Queste sono le parole, così magari voi vi prendete un foglio e ve le scrivete. È la canzone della felicità. Eccola qua, ve la tengo qui un attimo, ma voi poi mettete in pausa il video e ve la scrivete con tutta calma. Ora ve la canto una volta che così prendete il ritmo. E anche ve la canto con la chitarra così sentite la melodia. E anche perché poi allora potete metterla ogni qualvolta volete provare a fare esercizio con i vostri strumentini, potete rimetterla. Allora, pronti? Via. Se sei triste, ti manca l'allegria, scaccia fuori la malinconia. Vieni con me, ti insegnerò la canzone della felicità. Batti le ali e muovi le antenne, dammi le tue zampine. Vola di qua e vola di là. Canzone della felicità. Eccola qua. Questa è la canzoncina. Questo è il ritmo. Quindi quello che vi propongo adesso è per ogni strumentino che abbiamo costruito, vi do il ritmo da tenere e poi sulla base di questa canzoncina fatta con la chitarra, voi suonate i vostri strumentini. Facciamo un esempio. Io questa canzoncina con la chitarra me la sono anche registrata. Allora, bimbi, prendiamo il cembalo, d'accordo? Per suonare il cembalo e stare a ritmo con questa canzoncina, dovete fare un battito sull'indice della mano, mano aperta, un battito sull'indice e tre battiti sul palmo. Facciamo un esempio. Io adesso parto con la canzone registrata. Spero che sentite. Pronti? Uno, due, tre, quattro, 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 uno, due, tre, quattro. Ok? Questo è per il nostro cembalo. Se invece volete utilizzare questo strumentino, dovete prendere la vostra batteria meravigliosa. Allora, per tenerla ferma, aprite le gambette e la incastrate tra una coscia e l'altra, in pratica, che stia bella ferma lì. Sentite il rumore. È come prendetela come se fosse un pennellino, ok? E sulle, come si chiamano?
come si possono chiamare, queste linee formate, fessure formate sulla latta, la strisciate avanti e indietro, 1, 2, 1, 2. Sentiamo. E voilà, questo è anche l'utilizzo di quest'altro strumentino. E l'ultimo, ovviamente, è la batteria. Allora, la batteria la facciamo per utilizzarla tutta. La cosa bella della batteria è che ci sono vari strumenti, due materiali, e quindi anche il tipo di musica è diverso, d'accordo? Ok, quello che vi chiedo è battere una volta per bacchetta, quindi destra-sinistra, cambiamo batteria, destra-sinistra. Tin, tin, tun, tun, tin, tin, tun, tun. Proviamo insieme con la base. Scusate la registrazione, l'ho fatta partire un po' troppo. Insomma, pazienza. Pronti? Via. 2, 3. Bimbi, questo è quanto avete visto, che oltre 1, 2, poi io a un certo punto, per esempio, ho battuto tutte e due, perché in realtà una volta che voi poi avete capito il ritmo e lo riuscite a tenere, che è la cosa un po' più difficilina, potete sbizzarrirvi e provare anche voi di ritmi diversi. Ok, questo è proprio un po' l'obiettivo che volevo fare, darvi degli strumenti perché voi acquisite, voi riuscite a trovare anche un po' un vostro ritmo su una base musicale. Provate, divertitevi e buon laboratorio a tutti, ciao! Alla prossima!